Bentornati amici e amiche del Titolo TV, come vedete siamo sempre qui sul pezzo, anche oggi abbiamo un nostro gradito ospite per la rubrica delle interviste e come quello che avete visto da pochi giorni, rimarchiamo l'impronta della comicità italiana, la comicità verace, la comicità semplice, genuina, ma quella che comunque ci ha fatto conoscere grandi artisti di caratura nazionale e internazionale, come anche partendo dalla Va Spettacolo. Oggi tra noi è un gradito ospite, Mauro Rimondi. Ciao Mauro e benvenuto in puntata. Grazie Donato, buongiorno a tutti voi. Come va? Tutto Benissimo, a noi posto? tutto bene, a parte l'afa di questi giorni che ci ha un po' attanagliato a livello bolognese, ma insomma alla fine diciamo che è tornata un po' la frescura, no? Si può Ma sì, anche dai, cominciare a si può anche vivere. dire un po', sì. Sì, Quindi, senti, io noi dimmi. nelle nostre scenografie, ovviamente tu sei in contatto nostro telefonico, quindi non riesci a vederle. Ma li conosco. Ma riconosci, ovviamente, anche perché hai sbirciato. Quindi noi ti ritraiamo in una foto in veste di Pierino. Allora, come nasce il personaggio? Beh, Perché bisogna andare Pierino? un po' agli antipodi. Sì, dici Cioè, tutto. nel senso che io praticamente durante tutta la mia carriera, chiamiamola così, tra virgolette, che ho fatto tante cose, tanti personaggi anche creati da me, vi discorrendo, però avevo questa somiglianza di Pierino. Però prima di fare Pierino, io ho fatto per 4 anni Tinto Brass. Ah, Sì, anche è vero, è verissimo. ho fatto Tinto Brass, però il problema era una cosa sola. Sì. Tu sai che quando si esorge di qualche personaggio, Sì. se è un cantante, la gente si aspetta che canti. Oi, è vero. Se è un attore, insomma, che faccia la parodia dell'attore che sta impersonando. Purtroppo Tinto Brass, come personaggio pubblico conosciutissimo, perché sappiamo che cosa fa o non fa, Sì. però quando facevi le serate sul palco non avevi una gran, diciamo, spigliatezza, perché non avevi niente da dire. Poi hanno cominciato a dire, fai Pierino, somiglia a Pierino, somiglia a Vitali, fai Pierino. Allora ho provato, perché poi ci voleva anche poco, perché nel senso che quando dovevo fare Tinto Brass avevo tutta una procedura di trucco, non trucco e tutto quanto. Con Pierino, una maglia a righe, un cappello col pompon, due Sì, bretelle, un pantaloncino, hai fatto Pierino. è vero, è vero, è vero. E quindi, Hai avuto mai modo di conoscerlo? no, io è una cosa che mi piacerebbe conoscerlo, ripeto, perché praticamente vorrei vedere anche un po' l'espressione del viso vedendomi in faccia di dire, oh cavolo, mi vedo allo specchio per dire, Sì, beh, capito? immagino. Quindi, Sì. però insomma il personaggio è nato poi per caso, perché poi quando mi hanno cominciato a dire fai questa cosa, io mi sono cominciato a preparare e a vestirmi da Pierino e ti dirò che subito il primo impatto fuori è stato veramente roboante, come si può dire, perché anche i bambini, perché non solo quelli della mia generazione o anche quelli di adesso, che come i film di Pierino vengono dati, Certo. ma cioè, era tutto un susseguirsi di foto, non foto, ma perché non fai più i film, come mai hai smesso di fare il film, cioè, era un'apoteosi, capito? Quindi, Ho capito. diciamo, Ma tu però. artisticamente, sì, Però dimmi. ti dico, a livello poi anche di palco, a differenza di Brass, beh, Pierino può fare di tutto, perché Pierino può raccontare Come no? le barzellette, Pierino, io poi no, io faccio altre cose, comunque posso abbinare Pierino che fa il mago, cioè, capito cosa voglio dire? Sì. Ti Hai più spazio, più ampie voglio chiederti vedute. una cosa proprio particolare. Spesso e volentieri i film di Pierino, anche come non Paolo Villaggio, diciamo Pierino, adesso non Lino Banfi, sono stati sempre considerati tipo una nicchia, no? Un film tipo trash, che tra l'altro la critica ha quasi sempre martorizzato, come anche poi i film di Totò, no? Però, sì, Oggi però. c'è una riscoperta di quei film lì. Come te lo Allora, spieghi? sì, c'è una riscoperta, ma ti spiego anche perché.
Allora, quando negli anni 70 funzionavano questi tipi di film con questi personaggi, che ho detto, che poi tranne diciamo Vitali, ma gli altri abbiamo visto che hanno fatto anche un cambiamento nella loro carriera, no? Sì. Banfi, vabbè, faceva tutti quei film tipi anni 70 che tutti conosciamo, e però poi nel venire avanti, negli anni hai visto. Si è creato tutta una situazione tipo con i medici in famiglia, vigilando, tutta diversa. La stessa cosa, Totò faceva ridere, ma se andiamo a vedere negli ultimi anni della sua carriera cinematografica, ha fatto dei film molto meno, diciamo, divertenti, ma un po' impegnativi, con Pasolini, via discorrendo. Perché comunque gli attori comici sono un po' versatili. Se vuoi, un attore comico ti recita molto bene anche una parte drammatica. Mentre quando io ho cominciato questa carriera, che volevo fare l'arte drammatica, facevo Shakespeare, facevo l'Amleto e la gente rideva. Per Vabbè, non te l'aspettavi ovviamente, no? dire, quindi, Cioè, allora, immaginare essere o non essere uno scoppia a ridere, insomma. La riscoperta di questi personaggi, ma non c'è solo, c'è anche Franco Franchi, che sono stati comunque riscoperti, e infatti vedi che anche Sì, lì danno sì, molti sì, dei loro sì. film. Considera che in America c'è diciamo, una specie di museo di questi artisti anche comici, cui fra gli americani c'è Totò, c'è Vitali, c'è Franco Franchi. In mezzo agli attori comici americani in questo museo. Ma in questo caso puoi dire, si può dire Nemo profeta in patria, nel senso che gli attori di questa caratura, di questo genere filmografico non sono stati riconosciuti, perché magari Ma in siamo quel anche periodo noi, lì non sono no? stati riconosciuti perché, come ti hai detto tu prima, cioè, dicevano i film di nicchia, cioè vabbè, i film molto commerciali, che con poche lire, capito, giravi il film, poi comunque ne incassavano un bel po' lo È vero, stesso, è e vero, è quindi vero, è poi vero. considera che questi personaggi giravano nello stesso anno tre pellicole in contemporaneamente, finivano da un set una sera e andavano su un altro set, e tutto il mese facevano così, quindi tu durante l'anno avevi l'uscita di tre o quattro film di queste persone, perché Tra l'altro venivano poi fatte tutte in un mese. Anche Sergio Leone, lui ha dichiarato più volte che molti dei suoi film sono stati fatti con pochissimo budget, no? Eh sì, se tu calcoli che allora, che non avevi neanche poi tutta la tecnologia che c'hai adesso, quindi facevi film girati in un'altra maniera, no? Certo. Adesso tu vai a vedere, vai a fare qualcosa nel cinema, come è capitato anche a noi, tu vedi il carrello, vedi la telecamera in alto, le telecamere di lato e non lato, In quei periodi lì c'era il carrello, e se c'era la possibilità c'avevi la telecamera che si spostava o a spalla, quindi avevi molto molto meno tecnologia, però sono stati creati dei film che sono stupendi. Senti, posso chiederti una cosa? Tu che ormai sono anni che calchi le scene dalla televisione al teatro, No, ai più che calcare musical. le scene, diciamo che ho consumato molti palcoscenici. Vabbè, no, accetto, incasso la battuta. No, ti stavo dicendo giusto proprio perché hai un'esperienza a livello ormai quasi, no, quasi, diciamo completa. Sì. Mettiamoci il quasi, permettimi di mettere il quasi perché comunque anche voi imparate di giorno in giorno, cioè non si finisce mai di Certo. imparare. Ma c'era Edoardo De Filippo che diceva, e se la gente va a vedere la biografia di Edoardo De Filippo, lui lo diceva sempre, nonostante si arrivi a dei livelli alti, ma gli esami non finiscono mai. Perché È vero. quando pensi che c'è qualche cos'altro da andare a vedere, da imparare. Che, ti Un comico che spiego, ti Donato, in piace? questo Sì. momento molti non lo fanno. Ah, no. No, c'è molta gente che è arrivata, adesso per
facendo un discorso un po', non voglio critico, ma Sì, siccome con la televisione abbiamo tutta questa potenza che la televisione mette in giro un mucchio di personaggi, no? Poi che siano più validi, meno validi, televisivamente, o a volte anche quando li vai a vedere dal vivo, c'è di quelli che potrebbero non essere poi così validi come quando li vedi in TV, ma qui anche qui è una questione di tempi, non tempi, tutto il resto, capito? Il problema grosso è che tu devi sempre calcolare che anche se dici io sono arrivato a Mediaset a fare sta cosa, ma non hai finito gli esami. C'è è vero, qualche cos'altro dietro. quindi Ma si deve sempre molti non lo imparare. pensano. Sono Sì, arrivati no. lì, va bene. Va bene un accidente, perché poi, hai capito, cioè, rischi che poi prima o poi o smetti e si fa presto a dimenticarti, capito? Certo, E mi sì. tra l'altro, volevo dirti una cosa. Su questo esempio, noi abbiamo avuto Bantantuono. Bantantuono sembrava finito, perché sai, dopo tutta la storia del Tenucello, non Tenucello, discorrendo, poi grazie a Pupi Avati, che tac, perché Pupi Avati, molti artisti nostri, facciamo ridere, li ha fatti lavorare, e tu hai scoperto delle doti di artisti impegnati e drammatici, da Christian De Sica e Fio Greggio, via discorrendo, capito? Lui con il regalo di Natale, pum, è riesploso, se no stava finendo, è riesploso, poi è arrivato Salvatore, poi sono arrivati gli altri, poi comunque lui adesso è stato anche bravo perché oltretutto quello che lui ha creato comunque nella sua situazione di attore è molto bravo anche quando non farà proprio cose da ridere. Però vedi, lui adesso c'è la direzione artistica di un programma televisivo che è eccezionale Colonnato. veramente. Quella, Sì, cioè, eccezionale. a Bantantuono sembrava arrivato a un certo punto, capito? Però poi se c'è qualcuno che ti crede e dice, ma però per me quella persona, quel personaggio potrebbe comunque fare anche una cosa più bella, più. Basta. E alla fin fine, vedi, loro ci sono. Messi a Si sono messi in farlo, discussione, certo. si sono messi in discussione. Ma anche perché poi il mestiere dell'attore, no? Il mestiere dell'attore è immedesimazioni in più parti, non può essere statico sempre in una sola figura, anche perché Ma sennò poi infatti, dopo un po' stanca. ma sì, ma allora tu capirai che quando fai queste cose per dire, ma poi si vede quando vedi le fiction, i film, cioè gli attori fanno un po' tutte le parti, cioè noi abbiamo avuto Sordi che ha impersonato centinaia di personaggi che nella vita comunque ci si rispecchiava perché ha fatto quello che faceva per dire Dal vigile a quello che dal era il falso vigile a, dell'americano, cioè tu hai capito, quindi e tu tutte le volte tu vedevi Sordi, ma i personaggi erano diversi ed era una cosa fantastica, hai capito? Perché non ci si cala se nei panni di un personaggio solo, perché poi viene etichettato dopo è un casino. Certo, è vero. Perché comincia a Tra dire, l'altro, sa fare sì. solo quello. Quindi. Tra l'altro anche nel film in cui che interpreta il verduraio romano, diciamo che è Ah, un filo sì. melodrammatico, c'è cioè una comicità melodrammatica perché comunque ti Ma fa vedere quando era hippie. lo stesso film che c'è anche Vincenzo Crocitti che fa suo figlio, che glielo ammazzano per strada, no? Un borghese piccolo piccolo. Se tu guardi quel film lì, dà una testimonianza di un personaggio in un'epoca in cui queste cose avvenivano ed è un film stupendo. Hai capito? Quindi ogni attore si immedesima comunque in tutte le parti che fanno, perché l'attore poi gli danno la parte, se la legge, se la studia, se la veste addosso come un vestito, si cuce questa cosa e vengono fuori questi personaggi, capito? Quindi. Senti, noi proprio di vestito, adesso ti stiamo vedendo.
scusami, Non il nudo, vestito eh? bianco no, a righe nella parte di Fred Buscaglione, quando Allora, all'inizio dice Fred allora anche Bottiglione, questa è quello. nata per caso, cioè a me piace cantare anche, Sì. non come un cantante, questo è chiaro. La voce, mi hanno detto tutti che ce l'ho abbastanza anche potente, infatti io sono un tenore basso, cioè un basso tenore, sono un tenore di vita basso comunque. Parecchi aspiranti a livello nazionale, tenore basso, quello pure. Anche questa è nata per scherzo, Sì. è nata in un'occasione di che sono andato a fare una serata con una mia amica che cantava, capito? E mi mise a cantare un paio di canzoni di Buscaglione, ma poi io le canzoni di Buscaglione le canto interpretandole, cioè anche col corpo e col viso io le recito, non faccio la canzone pura e semplice, nel senso come se fossi un cantante, la recito perché sto dentro un po' al mio personaggio ed è Certo. nato per caso. Quando ho detto, ma tu perché non sfrutti l'occasione, visto che ti piace fare Buscaglione, no? E piano piano ho preso, io non mi vergogno di dire, quel vestito che vedete, a parte la camicia, ma il vestito bianco è un vestito di carnevale, che io ho preso e ho usufruito invece che da gangster, a parte che poi Buscaglione un po' si vestiva da gangster, Sì, 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 perché sì, amava sì, molto la musica americana, lo swing e queste cose qui, e mi sono vestito così. E quando vado fuori dico che sono il pronipote di Fred Buscaglione, cioè che nel senso che lui ha lasciato tanti figli in giro per il mondo. Hai capito? beh, questo E non comunque anche questo è un personaggio che ti dico, poi sai, non in tutti i posti i personaggi possono funzionare. Pierino può dire, può funzionare in un posto, vai a fare in un altro e in quel posto lì la gente ti guarda e vuol dire che cavolo stai facendo. Buscaglione è uguale. Cioè, Buscaglione c'è cioè in posti che quando lo fai, in altri posti casomai non. Però in teoria funzionano sempre tutti e due, perché comunque tu proponi delle cose fatte Piacevoli, dai. bene e Sì. divertenti. Ma infatti io nell'introduzione ho scritto un comico dove ricalca la comicità non volgare, perché No. oggi come oggi, spesso e volentieri, molti comici hanno la battuta facile, cioè il sorriso lo strappano facilmente sparando Volgarità. dell'impro, con la volgarità, la parolaccia, insomma la parolaccia lo so, Sì. ormai è rodato che fa ridere, no? In un certo contesto. Però c'è chi ancora come te riesce a fare di una comicità semplice, genuina, ma non Allora, volgare, e strappare i sorrisi lo stesso. dottor Donato, mi permetta, cioè io non sono nato come cabarettista in questo senso che adesso voi avete visto, vedete le foto. Io sono nato col dialetto bolognese. Io sono nato col dialetto bolognese. Quindi una cultura praticamente nostrana, ripeto. Poi che dopo dal dialetto, che continuo comunque nel possibile a fare, mi sono così propinato a fare altre cose anche in italiano e via discorrendo e va bene, cioè, perché se non riesci a fare delle serate in dialetto, cioè, hai la possibilità di fare delle serate perché fai cose in Certo. italiano e tutto il resto. Quindi, però io nasco come dialettale, poi dopo nell'arco degli anni ho sviluppato tutto il resto. Guarda, noi la puntata l'abbiamo intitolata Tra Pierino e Buscaglione, che differenza c'è? È una domanda che ti pongo. Noi poi abbiamo dato la risposta a Mauro Rimondi, ovviamente, insomma. Allora, io ti spiego. Allora, Pierino, ripeto, è un personaggio che tutti abbiamo visto al cinema. Pierino è molto, molto sboccato, volendo a volte, anche nei film lo vedi, no? Ah beh, Che sì. dà Doppi queste sensi. doppiescenze e roba del genere. La situazione è che molti pensano che sia un bambino, la figura di un bambino, molto, molto,
come possiamo Precoce. chiamarla, molto precoce tra l'altro, perché comunque lui ha tutte queste cose, tutte queste battute, tutte queste situazioni che lui si crea anche, capito? Dove è molto più avanti di altri bambini. Sì, diciamo che l'ormone in Pierino è alquanto galoppante, no? Esatto, poi anche lì sappiamo le sue barzellette, diciamo che all'80% versano verso questo discorso di sesso e roba del genere. Però è un classico personaggio, un classico bambino, praticamente, che è effettivamente un birichino, come si diceva una volta. Perché lui non è che dice: penso faccio una cosa giusta. No, lui pensa di fare una cosa giusta e ne fa 99 sbagliate. Hai capito? Sì, è vero. Ecco, Buscaglione è molto diverso, perché Buscaglione, noi sappiamo tutti, che era un cantante, anche lui nel suo procedere ha percorso un pezzo di storia molto più avanti di quello, cioè lui era già proiettato più in là di quello che doveva essere negli anni 60. Lui era un classico cantautore perché molte canzoni se le scriveva lui e aveva questo fisico, questo personaggio che tutti quando lo vedevano, insomma, dava proprio l'aria del gangster, capito? Bonaccione, perché in teoria Bonaccione finché voi, e aveva però quell'abitudine di insomma, lui quando faceva le serate, e l'abbiamo detto, come morto, morto in un incidente in una strada che faceva tutte le 6 le mattine, perché quando usciva dal locale era quella, aveva questa macchina americana rosa, hai capito? E purtroppo quella sera lì forse gli effetti dell'alcol Era un po' sono più, sono stati stati fatali, devastanti, sì, capito? beh Però, certo. ma lui, poi se vediamo, c'è certi film che lui c'è, anche in un film di Totò, hai capito? Cioè, era un personaggio un po' fuori dalle righe dei soliti cantanti. In quell'epoca sappiamo che c'era Carosone che faceva delle canzoni abbastanza ironiche, però lui aveva questo concetto di una cosa praticamente diversa, capito? Però era un personaggio, cioè lui si era creato una fama intorno che era bellissima, hai È capito? rimasto un dolce ricordo, eh? Eh? È rimasto un dolce ricordo però del personaggio e tu lo impersonifichi Sì, magnificamente. perché anche lì, quando tu per dire hai un personaggio a cui ti piace ispirarti, o te da modello, perché diciamolo anche da modello, nel senso anche i cabarettisti guardano altri personaggi e poi vedono qual è, potrebbe essere il modello. È chiaro che dopo ti piace farlo perché te lo senti anche tuo, cioè ti senti come se fosti della sua famiglia. Perché io so che c'è un figlio che va in giro a fare le tournée, capito? Fa le sue canzoni. Bologna c'è Franz Campi che fino anche là poco tempo fa faceva il tributo a Buscaglione. E vedo perché? Perché comunque è stato uno che ha fatto un po' la storia anche lui della musica italiana di quell'epoca, nonostante ci fosse il cantante tipo Modugno e roba del genere, capito? Però tu devi prendere delle persone, quando ti fissi su una persona e dici, oh, a me piacerebbe fare come faceva lui, chiaramente poi tutto lo devi personalizzare, non è che puoi copiare fino in No, fondo, no, certo. però lo prendi un po' da modello, poi te lo studi, te lo plasmi, fai le cose che devi fare e poi dopo lo metti in scena. A Senti, parte che un io nello film. Sì. io negli spettacoli ho fatto di tutto, eh. No, ma infatti lo leggiamo nella tua biografia, tra l'altro leggiamo anche che tu fai molto animazione con i bambini, che credo che sia uno dei pubblici più difficoltosi al mondo, no? Perché far Sì. ridere un bambino, loro sono genuini, spontanei, quanta Sì. fatica ci vuole per farli ridere?
Donato, tu hai un figlio di 7 anni. Sì. Potresti fare una domanda a lui com'è? Potrei fargli una domanda, però non vorrei lavorare troppo sulla testa, ma vorrei andare più sulla Però, pancia perché ma sì. no, ma il problema è questo, cioè, chiaro, i bambini, sappiamo, sono bambini, quindi hanno la loro vivacità e tutto il resto. Capita in occasioni che non riesci proprio a tenerli fermi, Ah, sì. però ci provi, ma questo è raro. Il bello è quando tu hai veramente... Mettiamo che solo, fra virgolette, 20 bambini tutti scatenati, no? Poi si sa perché si corrono dietro, giocano questo, quello, quell'altro. Però se in quel momento che tu intervieni, già da come entri, li blocchi e Sì. tieni buoni 20 bambini scatenati, in teoria tu hai fatto il tuo lavoro. Sì, beh certo, catturare l'attenzione di 20 bambini è già è tutta un'altra cosa rispetto a un pubblico pagante che magari è lì, che ha preso il biglietto, si è documentato prima, i bambini sono abbastanza liberi. Sì, perché Quindi... infatti bambino non lo puoi, cioè tu sai benissimo, bambino non lo puoi tenere più fermo più No, di tanto. Poi no, no. soprattutto quando fai gli spettacoli in estate che sono fuori e lì cominciano a correre Sì, e sì, sì, allora sì. hai capito. Sì, Però già insomma, i diciamo genitori. che è una cosa che anche quella mi piace. Piace molto fare. Cioè, tu organizzi diverse serate, no? No, non è che organizzo. No, organizzi, Io scusami, spero pensi. quando che mi chiamino chi vuole organizzare un compleanno, perché faccio Certo. compleanni privati, no? C'è la mamma che invita i compagni di scuola, delle sagre se hanno bisogno di animazione, perché io poi, ti ripeto, faccio dalla magia comica, quello che vuoi, a dei giochi con i bambini, faccio i palloncini, c'è cioè le figure. Che a volte dico è meglio fare le figure dei palloncini che fare delle figuracce da cretino. Cioè, quindi, Certo, no, ma io voglio aggiungere anche questo, è meglio chiamare un comico della tua caratura che piuttosto prendere i bambini ai compleanni e dargli degli iPhone, dei tablet e metterli lì a giocare con i giochini. Allora, ieri io ho visto una nonna a Vala Vodafone, sono andato a Vodafone per problemi di telefono, c'ha il nipote e diceva... Io ho il nipote che ha il tablet. Bene? Perché dice adesso come adesso bisogna dargli o il telefonino o il tablet per giocare, perché perlomeno loro si mettono là e noi non abbiamo problemi. Vabbè. Cioè, vieni dietro al discorso, hai capito? Pur di non essere disturbati, Sì. fai quello che vuoi con quello. Ma guarda, posso dirti una cosa? Ci sono dei posti, ma non neanche tanto in Europa, insomma, io ho mia moglie che è di origini albanesi, che hanno una cura particolare per i bambini, soprattutto nei Sì. bar. Sembra strano, no? Tu Sì. vai in un qualsiasi bar a Tirana, nella capitale, ma anche nelle zone periferiche o nei paesi limitrofi, cos'hanno? Hanno una signora che è dedicata solo ed esclusivamente all'animazione perché è vero, i genitori con gli amici stanno lì a fare due chiacchiere, fumare una sigaretta, prendere un caffè. In santa pace, ma il bambino allo stesso tempo non ha in mano un tablet o un telefonino, ha una signora dedicata all'animazione Sì. dove li Adesso fa giocare. io in teoria non mi ricordo dove. Qui ci sono dei supermercati che hanno l'angolo per i bambini. Cioè, Sì. genitori vanno a fare la spesa, lasciano il bambino dentro questo posto, che vedo dove c'è poi comunque una, diciamo, animatrice, finché non hanno finito la spesa, i bambini rimangono lì, capito? E Socializzano. loro possono fare la spesa tranquilli. Questa è anche una bella cosa, hai capito? Sì, perché Perché? socializzare, insomma, le nuove generazioni, se li metti già in mano un telefonino, diventano lobotomizzate già a 15-20 anni. Cioè Poi che... io ti voglio essere sincero, già i bambini mi si così, ma facciamo caso agli adulti, Vero. capite? Come te, capita a me come a tutti, cioè anch'io sono uno che...
ci vado fuori, ogni tanto prendo in mano, ma c'è gente che va fuori in compagnia, via correndo, e sempre col telefonino in mano. Cioè, sei in compagnia, cioè, ma cosa stai a fare a pistolare con quel coso lì in mano? Vero, chiacchiera, come si fa Sei uscito per stare in normalmente. compagnia? Cioè, no, ascolta, va fuori solo col telefonino. Sì, invito alla cena, già che Mi stai. invito a Tanto è te. sicuro che paghi Cioè, tu comunque. però, hai capito? Sì. Questo è quello che è nella indole delle persone. Poi sappiamo, è stato un boom con questa tecnologia che ormai tutti all'epoca, il tablet, il telefonino, ultimo modello. Cioè, io ho un cellulare, capito? E tra l'altro ho un cellulare che fa dei messaggi anche strani, capito? Perché sì, io ho un cellulare che quando mi mandano i messaggi della Vodafone. Invece c'è scritto, lei comunichiamo che il suo credito residuo sta per terminare e Beh, qui sarebbe tutto quello. normale. Sì. Noi le rifaremo la ricarica a seconda delle sue prestazioni sessuali. Dopo Ecco. E lì torniamo un al primo po' arriva il passo. messaggio successivo e dice, ci dispiace, ma stiamo disattivando l'offerta perché lei non ha fatto troppe prestazioni sessuali. Ah, ecco. Cioè, queste mi arrivano a me, mi ha detto. Operatore Beh. telefonico particolare. Senti, io ti chiedevo un'altra cosa, Mauro, perché stiamo ormai agli sgoccioli. Un attore comico con cui avresti avuto piacere o se Del in vita passato? o passato o presente di voler Allora, lavorare? te ne po posso dire sia quello del passato che del Sì. presente. Del passato. Io non li ho nominati tutti perché noi abbiamo avuto tanti comici, cioè non Certo. solo Totò, abbiamo avuto Tino Taranto, Aldo Fabrizi, Gino Bremieri, quindi ecco, forse Gino Bremieri serve a livello di quello che le barzellette, tanto per dire. Però se avessi dovuto lavorare con un comico del passato, cioè proprio comico, sicuramente Totò. Perché tra l'altro tu sai che Totò gli davano un copione in mano, lui arrivava la mattina dopo, buttava via il copione e diceva adesso facciamo tutto Ma così, ecco. si dice addirittura che io ringrazio, visto che siamo in diretta, ringrazio tutti coloro che ci stanno mandando i messaggini, grazie, non abbiamo tempo di poter rispondere, risponderemo poi successivamente, perché sento in diretta. No, tra l'altro si dice che addirittura nella famosa scena della scrittura della lettera al Duce a Milano, Quella che lui fa con ma è tutto Peppino abbracciole. è tutto a braccio, perché lui non non, non, nel copione non c'era una cosa, c'era scritto che dovevano, c'era questa lettera ipotetica che dovevano scrivere da mandare Sì. per lui lì con Peppino l'hanno fatta tutto a braccio e lui ha sempre avuto la fortuna, perché poi erano comunque fior fiori di attori, Ah, perché beh, certo. anche la sua spalla Castellani, perché se non aveva Certo. una Sì. spalla che comunque lo capiva al volo, era un problema. Però ha sempre avuto gente che quando lui buttava via il copione, l'hanno sempre seguito comunque, non si sono Sì. persi d'animo. Quindi nel passato io direi Totò, Ok. nel passato. Nel presente, ma parlo di presente, mica adesso, un po' presente, appena passato, uno che mi piaceva molto. Ma anche questo, come tanti, ha dimostrato di saper far ridere, di saper non far ridere, nel senso che faceva film impegnati, perché se uno si aspetta che io dico Massimo Boldi, si sbagliano, per quanto, per carità, tanto di cappello, però sono quei comici che io, lavorarsi, come dici te, sarebbe un po' un problema. Però a livello di quelli che erano comici che ci hanno lasciato anche da poco, io direi che forse l'unico era Manfredi, Nino Manfredi, capito? benissimo. Quindi, per Altro cui. attore che ha saputo interpretare ruoli Sì, drammatici, io non li ho visti tutti, ti posso citare alcuni film, tipo che l'altra sera è ritornato da Café Express, dove lui fa quello che vende il caffè nel treno abusivamente, no? Sì. È un personaggio per me favoloso, una cosa. Un film che danno poco,
che è ambientato addirittura durante la guerra e non lo danno quasi mai, ma a me era piaciuto già quando andai al cinema, era Rosolino Paternò, dove lui fa questa figura di questo siciliano che si trova coinvolto nella guerra e gli capitano mille peripezie, ma come per grazia ricevuta che fa quel personaggio. Vero. Cioè, Manfredi ti faceva anche lui un po' di tutto, di quello che potevano essere comunque anche i tipici italiani o Sì, non, ma hai infatti capito? è stato portato, c'è stato un periodo in cui il cinema delle figure tipiche italiane dal meridionale che andava con la valigia di cartone all'estero, Certo, dall'imprenditore certo. milanese che non aveva scrupoli, al romano mangereccio che faceva un po' così. Sì, ma erano. Poi c'è una cosa, adesso anche tu, la televisione, noi abbiamo cioè una televisione che tutti ce l'hanno in casa più o meno. Certo. Ecco, io per esempio mi chiedono, hai fatto televisione? Dico no, io fatta no. Però comprata sì. Okay, non posso fare io la televisione, la Ho devo iniziato a comprare. ridere perché mi aspettavo la battuta, quindi ho già capito, ho cominciato a starti a fianco Quindi, come spalla. però, ripeto, i comici, adesso parlando e tornando a quello che è il tema di queste puntate che hai fatto, Certo. la comicità, ricordatevi che ed è vero. Far piangere è facile. Tu prendi qualsiasi opera drammatica, la fai, la gente o si commuove. Far ridere è il mestiere più difficile che esista. Perché? Posso chiederti un'ultimissimissima cosa? Ma anche due. Un saluto, perché sai che io, insomma, anche se sono di origini salentine, io amo i dialetti italiani e a volte mi batto perché questi continuino a mantenersi vivi, perché fa Ah, io parte ti delle nostre ripeto, Bologna sta tradizioni. morendo, eh. Ecco, un Io ho saluto alla avuto. nostra trasmissione in dialetto bolognese. Come si chiama la trasmissione? Il titolo TV, titolo TV. Allora, ragazzi, mando un bel bacio, un bel abbraccio down a Titolo TV, a Mark Mendes. Seguitela sempre perché è una trasmissione veramente viva, una trasmissione dove tutti ci si può ritrovare. Mo anche a Carbel Ragazzol, a Carbel Simpatico anche le Donato, una bella brasa down. Guarda, lei è una persona eccezionale, glielo devo dire. Grazie di cuore Mauro. Io ti ringrazio per la tua disponibilità, per la tua pazienza, per tutta la Certo. disponibilità, insomma, per tutto quello che ci hai dimostrato, l'affetto nei nostri Ma io mando confronti. un abbraccione a tutti, non è un problema. Io mi dispiace perché ultimamente non sono molto, questa è una mia considerazione, io effettivamente ho ancora molto da dire, da dare, da fare, però mi sembra che ultimamente, non so, non ci sia, non dico per l'età, perché a 60 e passa anni non è che uno è vecchio in questo No, ma mestiere. infatti. Quindi, però boh, non so se qualcosa, perché sì, faccio, qualcuno mi chiama, mi danno, però non ho più la ricorrenza che avevo prima a fare le cose. Certo, Io spero che tempo se di qualcuno sente disattenzione, beh certo. se qualcuno sente la trasmissione, oppure, insomma, io sono disponibile, lo sappiamo, sia per fare del cabaret, sia fare cabaret musicale, sia fare teatro, sia fare animazione per bambini. Quindi io sono qua, non è un problema. Ti troviamo su internet, no? Sul web, hai una tua pagina ufficiale, ovviamente. Pagina ufficiale nulla tenente come grado. Cioè il Quindi tenente non ha nulla?
Ma appunto, proviamo, io nei militari mi passamelo a battuta chiesero, pure a me. ma lei chiesero, mi chiesero, ma se facesti mai l'ufficiale, cosa dovresti essere? Nulla tenente. Non voglio di responsabilità. Pensa Mauro che ti chiudo con questa mia battuta. Io feci la domanda in marina, messi tutti in fila, passò il capitano, chi era di graduato, e disse: "Lei da dove viene?" "Da Lecce." "Bene, allora, visto che è da Lecce, quindi ha due mari, ma se l'arruoliamo è in grado di saper nuotare?" Io lo guardai e dissi: "Ma perché a bordo non c'è più posto, vi devo seguire a nuoto io." E lì ho già capito, e lui capì più di me, che non era per me la carriera militare. Infatti sono Ma rimasto tutto sì, quel poi giorno lì. sai cos'è? Adesso ti dico l'ultima cosa su. La gente deve pensare una cosa, e non è una battuta, è stata riscontrata comunque anche dalla scienza, che ridere fa bene. Ridere fa bene, ma non solo a livello di mi diverto perché mi voglio ridere, fa bene alla salute, perché tu ridendo hai questa cosa che si muove di tutto dal polmone, quindi Certo. stai bene. In America scrivono le barzellette invece delle ricette, i dottori. Beh, noi poi tra l'altro noi in Italia noi abbiamo una fucina, basta solo andare a vedere i palazzi di potere, quindi le battute Quindi non non è mancano, solo insomma. che noi facciamo una cosa che ci piace, facciamo secondo me una cosa, perché se ridere fa bene, noi siamo contenti, perché se la gente ride sappiamo che comunque stanno bene. Hai Vero, capito? Ecco, sì. tutto qui. Grazie di tutto, Quindi, no, Mauro. ma grazie a voi, è stato un piacere, è stato così veramente una cosa fantastica. Speriamo, come si dice sempre, in un futuro un po' migliore, Certo. con qualcosa in più, Sì. e vediamo, capito? Poi noi siamo sempre vivi e vigili, quindi, Certo. ok? Grazie ancora, Mauro. Alla Grazie a prossima. te, Donato, grazie, ciao.